con una solenne celebrazione presso la cattedrale di Sessa Aurunca. Sabato 14 gennaio Monsignor Orazio Francesco Piazza ha ufficialmente aperto la visita pastorale alle comunità parrocchiali dell'intera diocesi. La visita pastorale sarà una feconda esperienza di Chiesa, un importante momento di comunione tra il Vescovo, il Presbiterio e la comunità dei fedeli. Nasce come desiderio del pastore di entrare nel tessuto vitale delle famiglie, delle persone, della territorialità. Non perché in questi 3 anni appena trascorsi non abbia già avuto contatto e non abbia in lungo e in largo visitato, incontrato ambienti, persone, famiglie, ma stare concretamente, vivere giornalmente in una realtà parrocchiale dove la presenza del vescovo significa sollecitazione a vivere la comunione, a incontrare il Signore, a vivere anche la costruzione della reciprocità tra famiglie, tra persone, nei contesti sociali e civili, è fondamentale. Carinola sarà la prima forania a ricevere la visita del Vescovo. 7 parrocchie subito entreranno in dialogo con lui per costruire nuovi percorsi di fede. E attraverso questo dono il Signore continua il duplice mistero dell'incarnazione e anche della redenzione, perché da una parte ecco, il Vescovo incontrerà tutta l'umanità presente nella nostra forania, così come Cristo ha sposato l'umanità nell'incarnazione. È un'esperienza nuova per noi laici, soprattutto per noi che accompagniamo il Vescovo in questa visita pastorale. Siamo pronti ad affrontare un'esperienza nuova che ci arricchirà dal punto di vista spirituale e umano e sarà sicuramente una grande esperienza di crescita per tutti quanti noi. Poiché l'azione del Vescovo è mossa dallo Spirito Santo, sicuramente ci saranno dei frutti positivi. Le realtà non sono facili, in ogni comunità ci sono delle difficoltà, però è come se avessimo diciamo, una spinta in più per affrontare difficoltà e per poter creare comunione, quella che tanto serve in ogni comunità.